tanti ritornelli. Oggi partiamo. Ciao, ciao. Buongiorno, buon venerdì, buonasera, ciao, buongiorno e benvenuti a Ritornelli anche oggi in questo bel venerdì. Ma oggi voglio dire che partiamo coloratissimi. Sì. Anche se la canzone, diciamo che non è una canzone molto. Vero, un retrogusto amaro. È comunque una canzone, sì, molto bella, tra l'altro cantata divinamente da Paola Belloni con un videoclip molto originale e molto, sì, particolare, grazie, che piace tanto. Ma insomma è datato e partiamo qualche anno subito, fa. Partiamo, sì, subito, dai. Sì. E allora andiamo con Ritornelli, ma soprattutto andiamo con Colori, cantata da Paola Belloni, per tutti voi. Come potrò spiegarti quello che sei? Specchi non ne hai rotti mai. E di notte il giorno e l'alba avrai, quando lo vorrai. Ed un cucciolo che ha visto crescere te, per te non è cresciuto mai. Ecco, questo è ciò che sei. Come potrò colorare mai quella forza che mi dai, quando con le dita sei sui contorni miei che nessuno sente mai. E andiamo con Michele Clementucci, proseguono i ritornelli con Blasca. E allora con la sua fisarmonica, sì, vai Michele. Saluti a tutta la famiglia Clementucci. Thank you.
Vai tu o vado io? Ma io sorrido. O andiamo tutte e due? Io sorrido perché il sentiero del cuore, alias Gianni e Nina, li diciamo per esteso Gianni Coletti e Nina Osipova, sono i famigerati protagonisti della Casa Giannina. Sì. Ma quella è la loro vita reale. Io lo dico spesso che ogni quello volta... è un occhio sulla famiglia Coletti Osipova. Quando proprio noi andiamo a casa loro, magari Nina non ha, lei è bella comunque, però magari non ha i bigodini. È un po' se più... li ha appena tolti. No, dico magari, se fa come me, scusami, che vabbè, ti becchi in testa. In ogni caso, loro sono proprio così, perché ci fanno veramente, cioè sono veramente straordinari, sono degli amici stupendi, ma soprattutto so che piacciono tanto anche a voi che li seguite da casa, sì, quando andiamo con le nostre telecamere a curiosare a casa loro. Nella e loro allora, cucina o nel salotto, chissà dove saranno per oggi. Per tutti voi, Casa Giannina. No, ma sono preoccupato, certo che sono preoccupato, che pensi? Non so se chiamare qualcuno, chiedere informazioni. Ho chiamato quasi tutti gli amici. Ora riprovo a chiamare anche Davide. Vediamo se... se dici qualcosa. Sì, no, va bene, sì. No, io... E allora aspetto ancora un pochino. Aspetto, guarda. Guarda se ritorno, non lo so. Poi ti faccio sapere, eh? Va bene? Ok, ciao. Ciao Nina! Ciao! Questa è l'unica parola che tu mi devi dire ora! E che devo dire? Tu che 3 giorni fa sei andato via da casa per comprare il pane! Il pane hai comprato? Porca miseria, torno subito Nina! Revival VIP, vediamo un po' che cosa ha preparato la nostra redazione per voi per oggi. Un venerdì dedicato al mio idolo di quando ero bambina, la Rita Pavone. Viva la pappa col pomodoro, un video originale del 66. La pappa col pomodoro è un piatto povero della cucina toscana, più precisamente fiorentina, nata per riutilizzare il pane raffermo. Gli ingredienti infatti testimoniano la sua origine contadina, il pane toscano raffermo, rigorosamente non salato, i pomodori, gli spicchi d'aglio, il basilico, l'olio toscano, sale e pepe. Che fame, non Luciano, dico io, questo vabbè, non c'è scritto. Siamo a Villa Rita, non c'è problemi, dai, fra poco te mangio. Moreno, pappa col pomodoro. La pappa col pomodoro fu conosciuta fuori dalla Toscana per la prima volta nel 1912, perché presente al centro di una delle più celebri pagine del libro Il giornalino di Gian Burrasca, dello scrittore fiorentino Luigi Bertelli, detto Vamba. La canzone celebre, appunto, Viva la pappa col pomodoro, è stata scritta da Lina Wertmüller e musicata da Nino Rota, ci picchia. Accidenti. Nel 65, in occasione della trasposizione televisiva di questo libro, fu interpretata da una giovanissima Rita Pavone, cui era stata affidata la parte di Gian Burrasca nello sceneggiato, mi ricordo. Sì. La canzone inno dei ragazzini in collegio ebbe un successo strepitoso, ancora oggi infatti viene ricordata da tutti, anche da chi non era ancora nato, ma infatti appunto come me non ero ancora nata, ma nel 65 quando esce appunto questa trasposizione, la Pavone, il mitico Gian Burrasca, no? Che poi insomma diciamo che la Pavone è invecchiata ma è sempre un Gian Burrasca, sta secondo sempre, me. Sta sempre proprio bene. Veramente, in formissima la voce soprattutto è ancora al top. Ma che bello, rivedere Viva la pappa col pomodoro. Alla grande. Oh. E allora Revival VIP. Volare. Pomodoro, viva la pappa, che è un
tutti, vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro. Viva la pappa, pappa, col popo, 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 pomodoro. Viva la pappa, pappa, che un capo, popo, 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 lavoro. Viva la pappa, 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 col popo, e arriva Mattinata, questo è veramente un grande successo, è stata un'intuizione straordinaria e devo dire che poi abbiamo fatto anche un bel videoclip. Girato fra, nelle colline di San Gimignano e anche di Monte Catini Alto, che bello. Sì. E allora, di questa intuizione ringraziamo l'amico Mario Fabiani e dedicata a tutti voi il testo originale di Ruggero Rioncavallo, Mattinata, da Luciano Nelli per voi. Commosso da un fremito arcano, intorno il creato già par, e tu non ti desti ed in vano, mi sto qui. Luciano, devo dire che per questa mattinata dobbiamo anche ringraziare tutto il popolo degli internauti che ha scaricato la tua canzone. È stato un successo strepitoso, è stata la prima cosa. Ringraziamo l'Asia, in primis. In Taiwan, dappertutto, è stata una cosa meravigliosa. Vabbè. Bene. Adesso sai che facciamo? Andiamo a conoscere bene qualcuno? Andiamo a conoscere meglio l'artista di oggi. Vai così, parte la sigla di Conosciamoli Meglio. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto. Rimane tra noi. Conosciamoli Meglio, ma quante risate facciamo, Viola, Giuseppe, gli Harmony Band, fuori onda, meno male, ma anche in onda, purtroppo, ridiamo, ciao. Ridiamo, perché stavamo parlando che insomma la vita degli artisti non è semplicissima, per esempio voi venite da famiglie di artisti? No. No, no, in casa tua, Giuseppe, no. Cosa facevano? Ma è mio babbo operaio, cioè mia mamma casalinga. Quindi la musica come ti è nata? La musica è nata che cantavo già in grembo della mamma io. La mamma infatti mi diceva, sta zitto, cantavo ecco, già appena botte, nato. Botte, botte, no ma non ci credo, vedi sta povera donna con le botte sul pancione, ma ce lo vedi? Ma Sì. No, la musica mi è sempre garbata. Infatti, ti è sempre piaciuta molto. Sì. Infatti ecco. Poi con l'andare degli anni ho cercato di andare un po' a scuola
perché a livello di scuola, sì, di musica, scuola, solfeggio, sì, insomma, sì, per sapere musicale, anche sul pentagramma, sì, dove fossero le benedette sette, sì, note, sì, no? Infatti, c'è la scuola di basso, poi un po' alle tastiere, insomma, non è che sia uno, però insomma un accordo lo so fare. Certamente, ecco, quindi insomma, essere un po' l'istrumentista che poi fa anche comodo nel nostro ambiente, molto, scheda cantare e suonare, insomma, è il top. Invece tu, Viola, a casa? Che cosa facevano i tuoi genitori? C'era il mio papà che da ragazzo aveva un gruppettino, non so quanto sia durato, ma molto prima che incontrasse la mamma. Ah, quindi da ragazzetto. Ha fatto qualcosetta, però, ecco. Sì. Poi si è fermato. No, perché basta. A volte mi dicono ospiti che intervisto, magari che a casa quando sono arrivati a dire io vorrei cantare, vorrei suonare, sì, vabbè, ok, questo è l'hobby, tipo, ma di lavoro cosa vuoi fare, no? Quindi, insomma, la professione dell'artista, del musicista, del cantante non è mai vista a casa come una vera professione, sì, vi risulta, sì, o sì, no? Sì, sì, è molto difficile la professione. Cioè, quindi anche a casa tua, Giuseppe, quando sei arrivato a dire ma io voglio comprarmi il basso piuttosto che il microfono? No, mio babbo mette, se ti piace la musica te lo compro io, si è pagato a cambiale, che una volta c'era le cambiali, però, cioè, guadagnava il giusto, però 10.000 lire al mese li metteva, perché certo. Cioè, ha visto che la musica mi cambiava. Poi purtroppo abitavo in un paese, purtroppo, bene o male, abitavo in un paese che d'estate c'era un monte di collatino, cioè, che d'estate a scuola ci andai un pochino meno e ti perdevi, poi ripartivi d'inverno, però insomma in 3 anni ne ho fatto 1.5 in poche parole, perché hai visto? Cioè, ci siamo un po' persi in questo marasma di spiegazioni. Cioè, tu in 3 anni hai fatto 1.5 di scuola? Sì, perché ecco. D'estate mi ritiravo a fare qualche cos'altro. Si ritirava d'estate? Sì, 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 ok. Fanno, sì, andare. Io, guarda, avrei un'idea. Io allora, non ti mando in miniera, perché miniera, una miniera è la canzone che ti, sì, riesce meglio, ma oggi direi mamma mia. Ma davvero? Lo devo dire, eh? Quanta potere negli occhi, lo dico. Dillo. Ma mi riesce bene anche questa, capisci, a Giuseppe? Se concordi, sì, sei d'accordo? Sì, e allora ecco, allora lo facciamo ascoltare. Sto ragazzo che in 3 anni ne ha fatto 1.5 di anni. Non si è capito di cosa, ma lo spiegherà nella prossima puntata. Gli Harmony Band. Ho imparato a non sperare, a non credere, io ti guardo e penso che sei un miracolo per me, la tua bocca, le tue mani, sul mio viso, su di te, ma chi sei, chi t'ha mandata, ma sei certa che vuoi me, ma sei certa che vuoi me, proprio me. Mamma mia, mamma mia, ma che festa ci sarà, lei è mia, lei mi vuole, lei mi ama. Mamma mia, mamma mia, il mio cuore scoppierà, lei è mia, lei mi vuole, lei mi ama. Mamma mia, mamma mia, ma che festa ci sarà. E adesso arrivano gli amici Ringo Fox, Giuliano e Bepsi, che ci fanno ascoltare questa canzoncina, diciamo, divertentissima, del nostro carissimo amico Mario Riccardi. Dove vai? Dove vai? A ritornelli! Dove vai? A ritornelli sicuramente, vi aspettiamo qua. Ma ci qua. Sono, ci sono sempre. Suonala con il sassofono, delle strade della città, una cumbia fa sempre comodo, una cumbia di qualità. Dove vai? Sei la cumbia
via non ce l'hai. Dai vieni qui da me, dai vieni qui da me. Dove vai? Se la cumbia non ce l'hai, dai vieni qui da me. Questa è dedicata a te. Suonarla con il pianoforte ogni volta che ti va. A me piace con la chitarra, a me piace con la chitarra. Puoi suonarla con il vibrafono, la marimba o lo xilofono. Una cumbia fa sempre comodo, una cumbia di qualità. Dove vai? Se la cumbia non ce l'hai, dai vieni qui da me. Vieni qui da me. Dove vai? Se la cumbia non ce l'hai, dai vieni qui da me. Questa è dedicata a te. Questo, dove vai? Io non vado da nessuna parte, né io né Paola, noi restiamo qua a Villa Rita di Montecatini Terme e ci vediamo però aspettiamo domani qua, puntualissimo. Con ritornelli. Ciao. Ciao a tutti. Quanti ritornelli